ragazzi, ben ritrovati su Crypto TA Pro. Io sono Fabio e volevo fare l'analisi di Bitcoin, Ethereum e XRP. Iniziamo da Bitcoin, che sappiamo che tutto dipende un po' da lui. Allora, vediamo subito a 4 ore chart cosa possiamo trovare. Andiamo a tirare le nostre linee come sempre. Ok, abbiamo tiriamo il nostro point of control fino al momento di adesso. Cosa possiamo vedere? Possiamo vedere il point of control è rimasto a 54,9. Siamo riusciti a per il momento weekly, monthly, daily. Siamo riusciti per il momento a passare la nostra resistenza di 58,8. Abbiamo addirittura toccato la weekly, come avevo già preannunciato nel mio video precedente. Prendere i take profit da 59,9 a 69, abbiamo toccato i 59,9 e adesso sta facendo una correzione per ritestare i 58,8. Io sinceramente sarei più propenso per ritestare, mettiamo qua il 58,8 così lo vediamo, per ritestare 57,4. Possiamo vedere qua nel money flow che è ancora verde, è ancora bello alto. L'RSI e lo Stoccassi sono a dei buoni livelli, 87,94. La VWAP ha fatto una spigolata e punta verso il basso. Adesso dobbiamo vedere se quando toccherà la linea dello zero, probabilmente tra 40 minuti, se rimbalzerà verso l'alto, farà una cosa del genere, o se andrà verso il basso. Qua potremmo capire se ritesteremo 57,4 o se rimaniamo praticamente sui 58,8. Ok, ricordatevi che a 58,8 abbiamo una resistenza supporto mensile, quindi importantissima. Se andiamo a vedere il trend, possiamo vedere che stiamo passando da un trend bullish a un trend neutro. L'RSI, vediamo se ce la facciamo ad aprire. Ok, l'RSI è sopra la EMA 22, qua ha avuto una correzione, punta subito verso l'alto. Adesso dobbiamo vedere se riusciamo ad andare verso l'alto o se ritesteremo la EMA. Qua è importantissimo, ragazzi, per capire se ci sarà una correzione, non grande, ma una correzione o no. Ricordiamoci che ci avviciniamo al fine settimana e quindi i volumi cambieranno. Se guardiamo qua il market Cypher B, possiamo apprezzare che già il momentum wave si sta incurvando. Probabilmente andiamo sopra i 60, creeremo un red dot, quindi una divergenza bearish, perché tiriamo via le nostre linee per vederlo meglio, perché creiamo una divergenza bearish, perché il momentum va verso il basso e il prezzo va verso l'alto. Ok, dagli stessi punti dovete tirare le linee, ragazzi. Momentum verso il basso, prezzo verso l'alto. Ok, non vuol dire che ci sarà una correzione altissima, però comunque ci sarà qualcosa, una lateralizzazione, una correzione, qualcosa. Andiamo a vedere a 6 ore chart, più o meno abbiamo la stessa identica situazione. 8 ore chart uguale. Andiamo a vedere nei chart minori. Ok, chart minori, possiamo vedere a uno, andiamo a vedere prima 2 ore. Ok, 2 ore, qua in questo momento stiamo creando praticamente questa divergenza bearish che è quasi confermata, momentum che va verso il basso e il prezzo che va verso l'alto. Ecco ragazzi, abbiamo questa divergenza, però vediamo che la VWAP già si sta sortando, sta andando verso l'alto.
ok? Siamo sopra i 60, quindi si può prevedere, adesso vediamo come reagirà, se farà subito un altro green dot e andrà su, perché sembra tutto da tutta l'area di un red dot, ma che lateralizzerà. Facciamo conto che siamo anche in verde col money flow. Andiamo a vedere a un'ora chart. A un'ora chart è più o meno la stessa cosa. Abbiamo avuto la divergenza, infatti qua già sta confermando che uscirà un green dot. Siamo appena entrati in zona verde col money flow, quello che stavamo aspettando da due giorni. E la VWAP c'ha un bel movimento, una bella curvatura verso l'alto, sta testando lo zero, vediamo se riuscirà a passarlo. 15 minuti chart, anche qua siamo entrati timidamente in verde, ma praticamente siamo rimasti in rosso, e qua stiamo provando un'altra volta a entrare in verde. Quindi diciamo il grafico di Bitcoin è positivo in generale. Vediamo se in questo momento abbiamo questa correzione a 58,8, 57,4, per poi finalmente andare a toccare i 63, i 64,8 giù di lì. Comunque dobbiamo, il prossimo step è trovare supporto sui 58,8. Andiamo a vedere cosa sta succedendo adesso a Ethereum. Ethereum, ragazzi, non so se vi ricordate, avevo fatto un video dove vi spiegavo questo invert and shoulder, ha finalmente preso gioco e possiamo vedere che sta seguendo al dettaglio le nostre linee. In questo momento siamo sui 3784, possiamo vedere che abbiamo toccato un massimo di 3858. Siamo quasi sulla nostra resistenza, che questa qua era la resistenza, come potete vedere questa linea tratteggiata rossa, la resistenza dell'all-time high. Una volta rotta quella resistenza, ragazzi, il prossimo all-time high è praticamente imminente, ragazzi, non fatevi scappare questa ghiotta opportunità. Possiamo vedere che a un day chart stiamo quasi entrando in iperaccelerazione non solamente questo, ma scusate, a un day chart l'RSI e lo stocastic sono quasi uniti in una linea sola a 87, punta verso l'alto. Anche qua il momentum del trend da bearish sta puntando verso l'alto, un'altra cosa molto positiva. Andiamo a vedere a 4 ore chart cosa sta succedendo. 4 ore chart, siamo già in iperaccelerazione, appena entrati, correzione leggermente in rosso, onda rossa, VWAP verso il basso. Ecco, vediamo se riuscirà, qua si prevede, se non rimbalzerà sullo 0, sulla EMA 22, se non rimbalzerà si può prevedere una piccola correzione per Ethereum, magari ritestare il golden pocket sui 3750-3720, ok? Andiamo a vedere un'ora chart positiva, una bella onda verde del money flow, anche se vediamo il momentum ha fatto 3 wave e la ultima è più bassa della precedente. Ma qua con l'RSI possiamo vedere che sta andando in alto, la EMA, come ci sarà l'incrocio, ci sarà un pump. Quindi tutto positivo per Ethereum in questo momento, sta rispettando la nostra previsione. Adesso qua possiamo vedere a 15 minuti chart il money flow in rosso e piano piano sta chiudendo per andare in verde. Ecco, questo qua sarebbe una perfetta entrata nel momento che entra in verde l'RSI stocastico, probabilmente sopra i 60, e la VWAP verso l'alto. Quindi complimenti a tutti quelli che hanno preso questa entrata sulla Fibonacci di 3309 o
se no prenderanno una nuova entrata indicativamente sui 3.735, qualcosa del genere, dove c'è il nostro Golden Pocket, per raggiungere indicativamente i 4.646, il prossimo new all time high. Andiamo a vedere XRP, cosa sta succedendo con XRP. Anche XRP possiamo vedere che sta praticamente rispettando le nostre previsioni. Avevamo previsto che rimbalzava sul Golden Pocket 1.22, così è stato, ha toccato gli 1.227, ha fatto la sua correzione sul Point of Control, sulla Fibonacci 0.382, indicativamente è sulla EMA 200 praticamente 1.06, e adesso sta cercando di ritornare su e io mi aspetto che ritesti provi a ritestare questa trend line, perché secondo il mio punto di vista XRP si trova in questa formazione triangolare e adesso dobbiamo andare a ritestare la trend line superiore per vedere se riusciamo a romperla o se dobbiamo ritestare un'altra volta la trend line inferiore. Io sinceramente penso che la romperemo e andremo a toccare perlomeno la Fibonacci di 2,21 dollari, ok? Sì, il Golden Pocket, questo punto qua, ok? Io mi aspetto di entrare in quest'area qua con XRP. Quindi cosa possiamo vedere in XRP nel breve termine? Possiamo vedere che in questo momento il money flow ha un day chart, sta lateralizzando. Qua potrebbe essere che ci sia un'altra correzione, ritestare la 200 un'altra volta e creare un doppio fondo, ok? Sarebbe veramente positivo, perché farebbe la base per andare su. Comunque ricordatevi, XRP il prezzo è soppresso per tutta la bull run, e in qualsiasi momento quando finalmente sarà disponibile sugli exchange americani, perché come sapete c'è il caso della SEC, sarà una esplosione, quindi romperà tutti gli schemi grafici, TA e qualsiasi cosa. 4 ore chart, possiamo vedere che ha fatto un red dot, un green dot, un red dot. Qua il money flow va verso il basso, siamo quasi in territorio bearish, immagino che possiamo toccare il territorio bearish per rimbalzare per l'ennesima volta. Andiamo a vedere un'ora chart, la situazione è la stessa. Vediamo che il money flow va verso il basso, la VWAP verso l'alto, probabilmente potremmo vedere una situazione del genere. Immagino che magari neanche andiamo in rosso, o se andiamo in rosso sarà qualcosa così. Adesso mi piacerebbe vedere questo RSI e Stoccassi che vanno verso il basso, prendono forza per ritornare su, si trasforma in verde per ritornare su. Vediamo cosa succederà nelle prossime ore. Andiamo a 24 minuti, possiamo vedere anche qua che siamo alla fine del money flow in verde, siamo a ridosso del territorio bearish. 15 minuti, siamo praticamente già arrivati in territorio bearish e timidamente stiamo cercando di andare su, ma probabilmente ci sarà un'altra correzione. Possiamo vedere che l'onda verde è sempre più piccola, ok? Vediamo, vedete, sempre più piccola l'onda verde, e l'onda rossa sta guadagnando un attimino terreno. Quindi la correzione per XRP non è ancora terminata, mi immagino un doppio fondo che l'abbiamo visto a 4 ore chart, io credo che dove si vede meglio, se riusciamo a cancellare magari, a nascondere qualche linea, anche il point of control, ecco qua, chissà che si vede, si apprezza meglio.
Eccolo qui, possiamo immaginarci, poi dobbiamo vedere se succederà, possiamo immaginarci che il prezzo faccia un qualcosa del genere. Trovi, perché qua il prezzo è andato in basso, ok? Trovi un doppio fondo, 1 e 2. Vediamo cosa succederà in questo fine settimana. Ecco ragazzi, questo è tutto per il momento. Ricordatevi, per chi fosse interessato in questo indicatore, il Market Cipher è uno dei migliori, se non il migliore secondo il mio punto di vista, indicatori nel mercato per trading cripto e forex. Sono multipli indicatori in uno solo e vi dà la capacità in breve tempo di diventare praticamente un master nel trading. Come ogni cosa ci vuole impegno ed dedizione, non è che uno prende l'indicatore e come per magia 2 minuti dopo fa delle entrate ninja e prende profit da $10,000 a trading, ok? Ma aiuta tantissimo alla serenità di trovare l'entrata e capire la direzione del mercato. Sotto c'è il link, in questo momento CryptoFace, che è l'inventore di Market Cipher, sta facendo una promozione del 25% di sconto col codice Jimbo, quindi ragazzi approfittatene. Questo è tutto per il momento, mi raccomando non vi dimenticate il like, iscrivetevi al canale e la campanella per ricevere le notifiche. Grazie ancora e ci aggiorniamo questa sera per la chiusura della candela giornaliera. Ciao a tutti ragazzi!